Intanto grazie di questa iniziativa, dell'invito e della disponibilità forte e chiara al confronto con le istituzioni. Questo credo dia a tutti noi che siamo impegnati sul progetto Comunico grande serenità, perché il percorso che ci abbiamo davanti è un percorso complesso, ma credo che dia anche a tutti noi molto orgoglio nel percorso che stiamo percorrendo. Riformare il territorio, nel mio intervento cercherò di illustrarvi i passaggi che noi abbiamo immaginato per la riforma di un'istituzione. Devo dire che peraltro le cifre di questo progetto sono state già in maniera molto efficace espresse da chi mi ha preceduto. Ho sentito parlare di questo progetto come bene collettivo. In effetti è così, di 2-1 alla ricerca di un bene collettivo, che deve essere la cifra di questa azione di riforma. In realtà il progetto è un progetto che parte da lontano, è un progetto che parte da una idea lanciata già nel 2007 di un governo di aria vasta che coinvolgeva allora non soltanto Figline e Incisa ma anche il comune di Rignano, con una proposta di costituzione di un'unione dei comuni. Quella proposta di istituzione di unione dei comuni poi non è andata in porto, ma quell'esperienza ce la siamo portata dietro e in realtà la stiamo investendo ora in questo progetto di costituzione del comune unico. È un progetto che è assolutamente contemporaneo, perché in realtà è un progetto che sta sul tema della riduzione della frammentazione istituzionale, che è una delle grandi patologie dell'ambito pubblico di questo paese, assieme alla frammentazione delle competenze, di cui credo voi sulla vostra pelle viviate la assoluta irrazionalità. Ecco, su questi due temi e nella ricerca di efficienze, che però sono da investire per maggiori capacità di governo del territorio, sono per l'appunto le chiavi di lettura di questo progetto. Due dati sul sistema degli enti locali italiani: i comuni in Italia sono 8.092 per una popolazione di 60.626.000 abitanti. Di questi 8.092 comuni, il 43,51%, in valori assoluti 3.521, sono comuni in classe demografica da 0 a 1.999 abitanti. 43,51% dei comuni italiani in cui vive il 5,57% della popolazione italiana. Qual è la capacità di governo e di risposta alle esigenze di questi cittadini che questa dimensione è in grado di offrire? In Toscana la realtà non è, è una realtà molto variegata sul tutto il territorio nazionale, ma diciamo che la Toscana non è nella media, perché in Toscana abbiamo 287 comuni, 134 dei quali sono comuni sotto i 5.000 abitanti. Il 46,69% dei comuni toscani per l'esattezza. In questo 46,69% dei comuni toscani vive sotto i 5.000 abitanti, vive l'8,69% della popolazione toscana. Questo è lo scenario all'interno del quale il nostro progetto va ad inserirsi. Abbiamo l'ambizione di fondare, di istituire un comune unico che avrà 24.000 abitanti, quindi capite quanta è a questo punto la distanza da questi dati di cui vi ho parlato, e che ha l'ambizione di essere un soggetto capace di fare governo di un territorio pregiato e di risorse pregiate che sono insediate su questo territorio. Quante sono le esperienze di fusione fino a questo momento in Italia? Sono pochissime. Dal 1990 ad oggi le esperienze sono appena 9. Di queste la più grande è la prima, che però nasce in un'era geologica diversa del mondo delle istituzioni, nel 1994 con il comune di Portoviro, 14.761 abitanti. Quindi siamo la più grande fusione mai realizzata in Italia, e con un po' di orgoglio di meridionale dico anche quella più a sud, perché mai si è varcato il Po. In Toscana nessuna fusione realizzata dal 1990 ad oggi. Molte le esperienze anche in questo momento in campo. Purtroppo avete sentito che in concomitanza con l'ultima tornata elettorale il referendum per il comune unico del Casentino non ha avuto l'esito atteso. Io torno proprio dall'Elba di questo fine settimana, ma non vi voglio parlare del mio bagno, più che altro del convegno per il comune unico dell'Elba. Stanno portando avanti un'esperienza che andrà con la nostra al referendum, ma che ha
un'iniziativa ed una natura completamente diversa dalla nostra. L'Elba promuove con un'iniziativa di legge popolare la fusione, la nostra iniziativa sta tutta nelle istituzioni e nella collaborazione con la Regione, e questo ci dà modo e ci dà mano per poter promuovere per l'appunto un progetto fortemente articolato che abbiamo strutturato su tre percorsi: un percorso istituzionale, un percorso partecipativo ed un percorso organizzativo. Il percorso istituzionale è quello che porterà al 1° gennaio del 2014 all'istituzione del nuovo comune. Il 1° gennaio del 2014 sarà istituito il comune unico di Figline Incise saranno estinti i comuni che noi oggi conosciamo, i comuni di Figline ed il comune di Incise per l'appunto. Quindi i due sindaci sono riusciti a demolire queste istituzioni sostanzialmente. A che punto siamo di questo percorso? Siamo in una fase molto avanzata, perché con una nota del 2 aprile forte di numerose mozioni approvate nei consigli comunali, due delle quali ad Incise da Figline nella fine del mese di marzo, i sindaci hanno per l'appunto richiesto al Presidente della Regione la presentazione di una legge regionale istitutiva del nuovo ente, perché il Comune Unico nasce con una legge regionale per l'appunto di istituzione. Mi piace sottolineare, perché questo è un punto di forza di questo progetto, che questo progetto è nato ed è cresciuto con il consenso di tutte le forze di maggioranza e di opposizione nei consigli comunali. E guardate che tutti i progetti di fusione in Italia, soprattutto la principale ragione del fallimento dei progetti di fusione in Italia, è esattamente la mancata costruzione del consenso politico o del consenso politico amministrativo. Questo possiamo dire è una criticità che noi abbiamo brillantemente superato e che ci fa assolutamente ben sperare per il futuro. Quindi dicevo, il percorso istituzionale porterà all'istituzione del Comune Unico al 1° gennaio del 2014. In questo momento discutiamo con la Regione Toscana i particolari di dettagli della legge regionale di fusione. È chiaro che se è acquisito il dato del consenso delle forze politiche di maggioranza e di opposizione, ci piace a questo punto non tanto acquisire il consenso, ma promuovere un confronto autentico sui temi del Comune Unico. E per questo, per l'appunto, abbiamo montato un percorso partecipativo. Un percorso partecipativo che peraltro si vale di due autorevoli partnership. Da una parte l'Università degli Studi di Firenze, con la direzione scientifica del professor Toschi e il laboratorio di comunicazione strategica, dall'altra parte l'IRPET, l'Istituto Regionale per la Programmazione Economica, che cura la parte di analisi economica del progetto e dell'iniziativa. Come è strutturato il percorso partecipativo? Qui vedete come il percorso partecipativo, che è la parte in blu, accompagna il percorso istituzionale, con una fase di ascolto che è terminata, in cui sono stati intervistati in profondità oltre 100 stakeholders, oltre 100 portatori di interessi. Sono state fatte delle giornate di ascolto nei mercati per cominciare a fiutare, come dire, l'umore delle persone e dei cittadini. Parte ora, la stiamo montando in questi giorni, la parte più strutturata, vale a dire quella dei laboratori. Che cosa sono dei laboratori? Questo è un esempio di laboratorio a cui, tra l'altro, come vi dirò, vorremmo dare continuità. Il laboratorio è un confronto strutturato tra e mediato da alcuni facilitatori, nella fattispecie per l'appunto l'Università di Firenze, in cui i cittadini vengono chiamati a confrontarsi con l'istituzione su alcuni temi chiave. Uno di questi è la visione del territorio, altri saranno i principi fondativi della nuova istituzione. Chiaramente poi c'è una fase di comunicazione che seguirà sia la fase partecipativa, ma che proseguirà fino al termine del percorso istituzionale. L'ultimo percorso, e vado a concludere l'intervento, l'ultimo percorso è il percorso organizzativo. Perché il percorso organizzativo? Perché in realtà un'altra delle criticità che questi processi di aggregazione tipicamente scontano è
la resistenza al cambiamento all'interno delle strutture. Le strutture organizzative hanno diversa cultura, hanno diversa modalità di erogazione dei servizi, hanno spesso diverse modalità di gestione di questi servizi stessi. E quindi dei progetti di integrazione di successo devono farsi carico di queste criticità ed anticipare il tempo dell'integrazione e della nuova cultura organizzativa. Questo è per l'appunto il senso di questo percorso organizzativo, un percorso organizzativo che viaggia su tre tappe. La prima, che si è conclusa questa mattina, o meglio che comincia da questa mattina, quella delle gestioni associate per la quella delle della convenzione per la gestione associata di una pluralità di funzioni dei servizi, che è stata approvata nel suo testo definitivo dal Consiglio Comunale di Incisa il 19 di giugno e questa mattina per l'appunto dal Consiglio Comunale di Figline. Sotto questa convenzione noi progetteremo ed implementeremo il modello organizzativo, vale a dire le modalità di funzionamento dei servizi, che poi cederemo ad una forma più strutturata di associazionismo, che è un'unione dei comuni, che costituiremo che costituiremo entro la fine del mese di luglio e che sarà verosimilmente operativa dal primo di gennaio. Qual è la differenza e perché l'unione dei comuni come passaggio intermedio? Perché in realtà le convenzioni per la gestione associata ci monteranno la struttura organizzativa. L'unione dei comuni aggiungerà l'architettura istituzionale, perché è un ente locale che ha degli organi e quindi va la palestra, come dire, della dialettica istituzionale, e dall'altra parte l'unione dei comuni darà l'inquadramento unico contrattuale di tutti i dipendenti del nuovo ente. Sostanzialmente poi al 1 gennaio del 2014 quell'unione dei comuni cambierà pelle e diventerà il comune unico, diventerà il nuovo comune di Figline d'Incisa. Molto rapidamente sulle funzioni che stiamo andando ad associare, le funzioni sono molte e sono particolarmente qualificate. Andiamo dall'anagrafe allo Stato civile, al SUAP, ai lavori pubblici che partono già da questa mattina, i sistemi informativi che sono l'architrave di questa nuova istituzione, tributi, personale, comunicazione istituzionale, segreteria istituzionale. L'Unione dei Comuni vedrà poi molti più servizi e molte più funzioni associate. Un passaggio, non posso non farlo in conclusione, anche se volando, sui benefici del comune unico. Il primo punto, e guardate, non è un caso che lo presento a voi oggi, è l'attrattività del territorio. L'attrattività del territorio significa, attraverso la sua vocazione, valorizzare la vocazione del territorio per spezzare quel circuito vizioso che dalle poche risorse conduce ai progressivi minori investimenti. Ci sono poi altri benefici che vanno sulla razionalizzazione dei costi di funzionamento delle strutture. RILPET stima un beneficio economico di 500.000 euro annui, cui si aggiungono all'incirca 100.000 euro annui per i minori costi della politica, ed infine ovviamente i benefici di carattere organizzativo in termini di competitività, di professionalità e di capacità della struttura organizzativa. Ultimo ma non ultimo, i consistenti contributi che la Regione e il Governo riconosceranno al progetto, che nei 10 anni dalla fondazione del Comune Unico porteranno all'incirca 6 milioni di euro nelle casse della nuova istituzione. Io rinnovo l'invito, e anzi accolgo il vostro invito ad un confronto costante.